Fonte IPA Rania di Jordan e Rayo Asaif. Uno sguardo da sogno alla festa dell'Enne. Rania di Jordania ha organizzato tradizionale festival dell'Enne per Rayo Asaif, che il 1 grado giugno si sposerà suo figlio. Principe Hussein. Suocera, la figlia e lo erano semplicemente magnifici, con un migliaio e abiti da notte, realizzati preziosi tessuti e fili d'oro argento. Durante la festa non c'erano nemmeno le lacrime di emozione per il discorso che la regina si dedicò a colei che un giorno prenderà il suo posto sul trono della Giordania. Rania di Giordania. La festa dell'Enne da favola. Solo lo scorso marzo Rania di Giordania e suo marito Abdullah hanno sposato la loro figlia, la principessa Iman, con l'imprenditore Jamil Alexander Termiotis. Quindi la sposa e sua madre erano incantate a Dior durante una cerimonia da favola. Al momento che Rayo indosserà il Saif 1 grado giugno, quando sì, ma se i locali sono quelli che abbiamo visto alla festa dell'Enne, dovremo aspettare capolavoro di un sarto, ma se Saif si indosserà. Seguendo tradizione dei matrimoni musulmani, Rania organizzò il partito per la futura sposa al palazzo zariano di Amman. Rayo era circondato da circa 600 donne, tra cui sua futura sorella e lo Iman e il corpo. La festa dell'Enne è una sorta addio all'addio al nubilato, a cui solo le donne hanno accesso, e segna il passaggio della sposa dalla sua famiglia origine a quello suo marito, con l'assunzione nuove responsabilità. La futura sposa è celebrata con canzoni e discorsi in cui viene portata i suoi desideri per la sua vita futura. E questi desideri sono dipinti con l'Enne per mano degli ospiti. Rayo al-Saif, il vestito di avorio e regina d'oro. Rayo al-Saif, in conformità alla tradizione, indossava un imponente abito bianco, con collo arrotondato, gonna lunga forma una forma di sirena, decorata a ricamo d'oro sul corpetto e sui bordi delle maniche lunghe che rappresentano fiori organza, shapes geometriche e ragioni arabe. Il grande velo bianco è anche ricamato in oro e tra i disegni sono raffigurate le stelle della Giordania, che simboleggiano i 7 versi nel capitolo iniziale del Sacro Corano, e le montagne di Amman. Sul velo, palme sono ricamati che rappresentano l'Arabia Saudita e le frasi poetiche. L'outfit è stato realizzato da un designer saudita, Onaida, ed è ispirato al tradizionale abito Najdi dell'Arabia Saudita. Non è una coincidenza, lo sguardo in effetti contiene elementi tipici di Giordania e Arabia Saudita per celebrare l'unione di Hussein Rayo. Appunto, il vestito presenta ornamenti 3D, seta, metallo tradizionali, corde a canna, ed è stato fatto per esprimere meglio la grazia, il patrimonio culturale e la modernità della sposa. La realizzazione di questo aspetto ha richiesto 760 ore di lavoro per il velo e 340 per l'abito. Rania di Giordania affascina in azzurro e argento. Anche Rania di Giordania indossava un abito creato appositamente per lei. La regina ha scelto il designer libanese Saeed Kobeisi, che ha creato un lungo abito.